Benvenuti a questa nuova puntata di Sotto Riflettori, la rubrica di Team Vision che si occupa di cinema, serie TV e intrattenimento. Oggi parliamo di un'attrice, produttrice, imprenditrice ed ex modella, una donna che incarna la classica bellezza mediterranea e che per far carriera non ha puntato solo sulla sua fisicità, ma si è messa in gioco su tanti fronti. Sto parlando di Maria Grazia Cucinotta. Noi l'abbiamo incontrata al Monte Carlo Film Festival in un'intervista esclusiva per Team Vision, in cui l'attrice racconta della sua esperienza sul set de Il Postino, il film che la lanciò in tutto il mondo accanto al grandissimo Massimo Troisi, prematuramente scomparso nel 1994 a pochi giorni di distanza dalla fine delle riprese, lasciando agli spettatori il ricordo di uno sguardo davvero indimenticabile. Anni quest'anno dal Postino. Quando dico 24 quasi mi sciocca la cosa, perché mi sembra ieri che ero lì ancora a provare a fare il provino con il cuore in gola, mi sembra ieri il primo Chuck, mi sembra ieri gli Oscar, mi sembra ieri tante cose che mi ha portato quel film, mi ha aperto veramente tutte le porte del mondo e continuo, ogni giorno c'è sempre qualcuno che mi parla del Postino. Mi ha detto: tu sei l'unica terrona che corre, non ho mai visto una cosa del genere, parli talmente veloce, ha detto, che non ti capisce nessuno. A me non mi capisce nessuno per come parla, perché corri troppo, ha detto facciamo una coppia perfetta. Non ci sono stati mai in questi 24 anni dei momenti dove non si è parlato di quel film e quindi questo mi fa sentire estremamente fortunata, perché fare un film che non ha tempo ma ha una grande memoria è raro. La bella Maria Grazia compirà 50 anni il 27 luglio prossimo, un traguardo importante che lei definisce un nuovo inizio. E in merito alla sua carriera si dice felice dei sogni realizzati e fiera di essere rimasta, in fondo, sempre fedele a se stessa. Quando non hai l'esperienza della vita e vai a tentoni, non c'è nessuno mai che ti indichi veramente qual è la strada da seguire o le cose da fare o non fare. Sono felice di essere arrivata a questo traguardo perché comunque pensiamo a tante cose quando tu arrivi alla soglia dei 50 anni, pensi oddio la vecchiaia, oddio questo, oddio quell'altro e poi ti scordi una cosa meravigliosa, che comunque ci sei arrivata, che sei viva e che stai bene, e questo è il regalo più bello in assoluto. Sono felice, sono una donna che comunque ha avuto una fortuna immensa perché ho realizzato la gran parte dei miei sogni, però ne ho tantissimi ancora da realizzare e quindi riparto da zero con una grande esperienza in più e ringrazio invece gli errori che ho fatto per essere diventata la donna che sono oggi. Per oggi è tutto, appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Sotto i Riflettori. Vi aspetto!